Impara a riempire il tuo carretto con oggetti leggeri e se scegli qualche oggetto pesante, che sia piccolo, che occupi poco spazio. Questo è fondamentale. Per quale motivo? Beh, semplice, se tu ti riempi di cose pesantissime, poi alla fine quando vai in curva le cose volano di sotto, tu ti ribalti, succede un problema, ti fanno la multa. Tu dirai, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa davvero importante, perché è molto facile dire alle persone chiudi, scappa, ma poi alla fine non è possibile, non è sempre così. Quando ti ci trovi tu in quelle situazioni non è così facile chiudere e scappare. Non è facile mettere una barriera, a volte perché non possiamo, a volte perché non vogliamo, perché non ci riusciamo ancora. E quindi è molto importante iniziare fin da subito, anche se ti trovi in una situazione, come dire, pesante, è importante che da adesso, da questo momento, tu entri in un mindset diverso. Ovvero, immagina di avere un carretto. E questo carretto, una vecchia, hai presente quelle apine, che hanno questi signori di una certa età e che caricano di roba? Ecco, tu immagina di avere una di quelle api. Ecco, e devi necessariamente riempirla con le situazioni e le persone della tua vita. Inizia a farlo pensando a situazioni e persone leggere. Inizia mettendoci leggerezza. Quando siamo abituati ad una vita pesante, molto spesso riteniamo che la leggerezza sia superficialità. In realtà bisogna essere persone molto profonde per essere leggere e bisogna essere persone ancora più profonde per apprezzare la leggerezza, per apprezzare quei momenti di serenità nei quali non condividiamo niente di negativo. È davvero molto importante e dobbiamo imparare a farlo, dobbiamo renderci conto che quello è uno degli aspetti fondamentali. Ciò che di pesante abbiamo, dobbiamo ridurlo, deve essere più piccolo. Che vuol dire? Che dobbiamo dedicargli meno tempo possibile. Già con questi due accorgimenti nella costruzione delle tue relazioni da ora in avanti, noterai che le cose lentamente miglioreranno. Certo, questo non cambierà la tua situazione nell'immediato, ma ti guiderà in un binario nel quale comincerai a costruire uno stile di vita migliore, una situazione migliore nella quale stare. Perché la pesantezza che probabilmente ti sei costruito o che magari guardando questo video e pensando a qualcuno che conosci, che quella persona si è costruita, non è il frutto delle scelte che ha fatto l'altro ieri, è il frutto delle scelte che ha fatto nel corso di tanto tempo, di tanti anni. E dobbiamo renderci conto che è andata in questo modo, è così. Le scelte che abbiamo fatto nel corso degli anni hanno costruito quell'insieme di relazioni che abbiamo adesso. E probabilmente abbiamo dato troppa importanza a relazioni pesanti. Dobbiamo cominciare a dare più importanza a relazioni leggere. Questo non fa di noi delle persone superficiali, fa di noi delle persone che smettono di stressarsi e che magari imparano ad apprezzare alcuni momenti della vita, alleggerendosi da tutta quella pesantezza di situazioni che ancora faticano a lasciarsi alle spalle.